Buonasera. Pochi mesi fa, durante un'intervista, Eugenio Montale disse: se Giovanni Verga fosse nato a Cuneo, avrebbe avuto la fama di Giovanni Verga. Sembra una frecciata maligna. Invece è verità da esplorare a diversi livelli. Che dire allora di Edoardo Calandra? Torinese, visse a cavallo tra 800 e 900, morì sessantenne pochi anni prima che iniziasse la guerra del 15-18. Chi lo ricorda? Benedetto Croce indicò la Bufera come uno dei migliori racconti dell'Ottocento. Un critico di Torino, Arrigo Caiumi, impavidamente sostenne che questo romanzo avrebbe dovuto costituire per i piemontesi ciò che i Promessi Sposi sono per i lombardi. La Bufera è racconto pressoché perfetto. Offre amore e morte, rimpianto e tragedia, avventura e sorpresa, una cornice precisa dal punto di vista storico e personaggi che agiscono secondo meccanismi affascinanti. Edoardo Calandra cercò di far lievitare in quest'opera, a cui lavorò 20 anni, tutto il bagaglio di conoscenze, disposizioni narrative e sentimenti di cui disponeva. Figlio di un illustre parlamentare laico risorgimentale, fratello dello scultore Davide, Edoardo vide ruotare intorno a sé i miti illuministici e rivoluzionari seminati dalle imprese napoleoniche e tutte le illusioni ideologiche del romanticismo. La sua concezione del mondo avrebbe voluto veder consistere un'aristocrazia illuminata e una borghesia riformista. Il mondo, invece, procedeva con sussulti caotici, negatori di ogni idillico equilibrio. Nei lunghi anni in cui Calandra scriveva la Bufera, gli ultimi romantici seguitavano a vagheggiare assetti storici impossibili. I coniugi Curie scoprivano il radium, Proust scriveva alla ricerca del tempo perduto e grandi tempeste si addensavano nei cieli d'Europa. I personaggi della Bufera sono figli di grandiose illusioni e continue dissociazioni storiche. Hanno vagheggiato un assetto del mondo grazie a Napoleone, ma questo stesso mondo, con tutte le sue febbri, li distrugge. Massimo e Liana, i due protagonisti del romanzo, debbono soggiacere a passioni e destini che li consumano e infine li perdono. Sono gli ultimi esemplari di una concezione vitale ormai agli estremi. Perdono come artefici di un ideale consunto, come coppia che vorrebbe essere esemplare, come amanti e come figli di un secolo ormai condannato. Gli intrighi, i contrattempi, le vicende che li coinvolgano testimoniano un'età già sulla strada della violenza, già vittima delle sue contraddizioni. Intorno li guarda un Piemonte sanguinoso eppur immoto, un paesaggio idillico eppur crudele, una feroce esistenziale che anch'essa sogna vendetta eppur dovrà subire altre sconfitte. Qualcosa di Massimo e Liana arriva fino a noi come sigillo del nostro passato. Qualcosa di Massimo e Liana e di Calandra che li inventò rimane nei cromosomi della nostra cultura. Non capirli o dimenticarli significherebbe rinnegare una notevole parte di noi stessi. Thank you.
ancora finito con quelle finestre? Svegli! Se penso che la signora contessa avrebbe potuto anticipare il suo arrivo, io mi sento svenire. E l'alloggio del cavalier Mase, che non è ancora pronto. Oh, per questo c'è tempo. Il cavaliere non pernotterà qui. Conosce l'uso, non sta bene che il cavalier servente dorma sotto lo stesso tetto della signora il primo giorno di villeggiatura. Verrà domani. Via, via, non c'è più tempo. Via, via, svelti, via. Via. Giù il cappello, andiamo, via, via, giù, giù, giù il cappello, via, andiamo. Bene, svelte, 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 mettetevi in riga lì, andiamo. Non ridete, silenzio, silenzio. Attento! Eccoli! Arrivano! Trovato, caro Grigia. Ben arrivato, Monsieur Chambéry. La signora contessa si è attardata in viaggio più del previsto. Non si sente molto bene. Colpa della dieta. Della dieta, Monsieur Chambéry? Dimagrante, una novità francese. Niente di grave. Languori, soprattutto languori. E il signor Conte? Sempre a corte. E non dorme nemmeno più a Palazzo Clarici. Il momento è delicato. Capisco, capisco. Sedizione. Ecco cos'è, sedizione. La notizia che Bonaparte torna in Italia ha messo in fermento tutti quei... Giacobini. Sediziosi. Si sentono forti per la vicinanza delle armi straniere. Parlano ormai apertamente, sa, di queste cosiddette nuove idee francesi.
Eccoli, sono loro! Grazie, mio buon Mase. Siamo onorati di accogliere la signora contessa nel suo castello. E Massimo? Tutto a posto, madama? Tutto a posto, Monsieur Gringe. La servitù è pronta per intervenire alla messa nella cappella. Bene, la signora contessa tiene molto. La messa della domenica mattina è così devota. Tutto a posto? Tutto a posto. Ho fatto sistemare i suoi bagagli nelle stanze. Molto bene. Mi sentivo solo stanotte nel mio castelletto. Un uomo della mia condizione ha bisogno del calore di una famiglia. Esci? Volevo far sgabbare un po' il baio. Tua madre tiene molto alla tua partecipazione alla messa, è così devota. Corri dietro alla veste rosa, immagino. No. Verrò alla messa. Il rosa di una veste sul verde dell'erba. Un accostamento di colori orribile. Villereccio, direi. Non capisco come abbia potuto colpire la tua fantasia, rosa e verde. Si fosse trattato di porpora e oro, colori pieni di maestà, guarda i nostri grandi pittori moderni. Si ispirano all'antica Roma. Si tratta forse di qualche contadina vestita a festa, o di qualche moglie di un borghesuccio. La stagione è ancora acerba e non mi risulta che vi siano altri nobili ora in giro da queste parti. Di un po', quel tuo cameriere, Frontino, mi pare. È Ordelis. Ah sì, Frontino. Mi piacerebbe prenderlo al mio servizio. Pettina bene. Sì, ma è una canaglia. Mio Charmeau si è fatto vecchio.
Nello stringere col compasso le ciocche alle volte tira più l'una che l'altra e non c'è come una approssimativa conciatura del capo per far apparire un gentiluomo più, vecchio. Di quello che è. Io in fondo ho solo 52 anni, ma ne dimostro molti di meno. Guarda, gambe così tornite di questa forma, nel secolo XXI non se ne vedranno più. Massimo? Dov'è? Massimo. Ho sentito la spinetta e ho capito che dovevate essere arrivato. Una maniera per segnalarvi alla mia regina. Perché no? Non ho appetito. Cioè, voi non volete avere appetito. A questo punto della dieta, la sola idea del cibo mi fa star male. Tuttavia, devo insistere. Vi prego, fatemi parlare. Come cavalier servente in titolo, regolarmente iscritto nel vostro contratto matrimoniale col conte Claris, ho il dovere di dirvi che sbagliate. Lo sapete che cosa vi ha detto un dottore che è stato in barberia? Che i turchi, che se ne intendono le donne magre, non le vogliono neanche vedere. E lui lo sapeva di certo perché esercitava nei serragli. Tutte donne giunoniche, ricche, ecco, abbondanti, così. I turchi? Ma noi siamo cristiani, cavaliere. Come volete ridurvi? Come quei giovani d'oggi, rami spogli senza vegetazione? Oh. Voi avete la dignità e la venustà del portamento propria delle dame di antico lignaggio. Voi siete nella stagione della piena fioritura. L'età più bella. Polissena. Diana! Ti ho presa! Luigi. Che cos'è? La campana della cappella di Robelletta. Deve essere accaduto qualcosa. Grigia, eh? Grigia, faccia qualcosa, cerchi qualcuno, si muova! Fuori! E fuori! Non c'è tempo da perdere! Andate a cercare un dottore! Ah.
medici di Murelio. Venga, dottore, venga. È pigliato un accidente alla contessa. Che vai? Certo. All'improvviso, in chiesa, è caduta giù dal banco. Venga presto, la signora contessa è svenuta. Prendi qua presto. Indietro, indietro. C'è il dottore, fate l'acqua, fate l'acqua. Aria, aria, aria. Aprite la finestra. Anche quell'altra. Come sta? Cosa? Niente, niente di grave. Vede, si riprende, è un malore passeggero, niente di grave. L'avevo detto subito, però è la prima volta che le succede. Il cospetto ci ha spaventati tutti. Deve esserci un influsso, nemmeno io mi sento molto bene. Che cosa ne direbbe, dottore? Di un buon salasso. Ah, scusate, per favore, un istante. Prego, fuori, via. Contessa, non è stato nulla. Non si spaventi. Con il suo permesso vorrei sentirle il polso. No, niente. Proprio niente di grave. Niente, avete sentito? Niente, niente, un leggero mancamento. Non avete voluto mangiare nulla a colazione. E poi quella cappella affollata di contadini.